Via libera al regolamento di aiuto alle fasce deboli per il pagamento di tributi comunali con la forma del baratto amministrativo. La misura verrà applicata in forma volontaria ai cittadini che hanno i tributi comunali non pagati sino al 31 dicembre dell'anno precedente, iscritti al ruolo e non ancora regolarizzati. Coinvolti i settori comunali al bilancio, ai servizi sociali e ai lavori pubblici. Abbiamo messo in campo questo strumento che dà alla città, ma soprattutto alle fasce deboli di questa città, un'opportunità in più, che è quella praticamente di poter ovviare a quella che è l'odiata imposta comunale o le odiate imposte comunali attraverso una controprestazione, chiamiamola così, che poi consiste in piccole manutenzioni di stabili comunali o in pulizie magari di verde pubblico. In questa direzione ci siamo mossi e abbiamo trovato ieri sera il Consiglio Comunale disposto anche a votarlo questo atto, e diamo alla città uno strumento in più, ma soprattutto alle fasce deboli di questa città. Adesso ci siamo dotati del regolamento, che era indispensabile e necessario ovviamente per partire, dopodiché dobbiamo mettere in campo tutta una serie di atti necessari ad individuare i soggetti e i destinatari attraverso quello che poi sarà il settore servizi sociali, insieme al settore poi lavori pubblici, individuare un minimo di cantieristica per far sì che sostanzialmente tutti i cittadini, ma soprattutto quelli che vivono in difficoltà economiche, di poter ovviare al pagamento, come dicevo poc'anzi, del tributo attraverso quella che è una propria e libera prestazione che danno alla città. Un altro tassello che si unisce a tutta una serie di piccoli provvedimenti importanti, però, che stanno appunto provando ad aiutare la situazione, insomma, dei cittadini gelesi, che certamente in questo momento versa in situazioni molto particolari. È un aiuto concreto, ovviamente, che insieme alla farmacia sociale, insieme a tutti gli altri provvedimenti che stiamo adottando come amministrazione con fondi interni, dà la possibilità dei cittadini gelesi di un supporto concreto per fare in modo di poter uscire da una fase contingente economica, sociale, particolare, e che potrà, insomma, essere sicuramente un supporto fattivo nei confronti della cittadinanza.